Ciao ragazzi, io sono Riccardo e sono qua con questo nuovissimo video. In questo video, come potete leggere dal titolo, vorrei andare a giudicare il vostro account TikTok. Ok, ma in che senso andare a giudicare? Nel senso che tanti di voi sotto al video scorso mi hanno chiesto effettivamente cosa ne pensassi del loro account. Di conseguenza ho deciso di unire tutte queste richieste, farci un video e andare a vedere effettivamente dove voi potreste migliorare su TikTok. Ok, grandissima premessa. Non sono un esperto di TikTok, anzi, come potete vedere, ho pochi followers anch'io e di conseguenza non prendete per oro colato ciò che vi dico. Però vi dico anche che effettivamente alcune cose ormai le ho capite di TikTok. Di conseguenza, provate ad ascoltare. Prima di iniziare con il video di per sé, però, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi dovesse piacere, un commento dicendomi il vostro nome di TikTok, se voleste essere giudicati, se vorreste un secondo episodio di questa serie, e inoltre vi invito ad iscrivervi al canale. Infatti Social Blade dice che nel tempo di 6 mesi arriveremo a circa 1200 iscritti. Io vorrei battere questa statistica. Vorrei arrivare a 1000 iscritti prima dei 4 mesi e mezzo imposti da Social Blade e tipo arrivarci, che ne so, in un mese? Riusciamo a farcela? Se sì, beh, iscrivetevi al canale, così arriveremo e batteremo Social Blade. Io sono convinto che possiamo battere Social Blade, quindi iscrivetevi. Detto questo, partiamo subito. Allora, innanzitutto ho ricevuto un commento sotto allo scorso video che mi ha fatto un po' ridere ma anche riflettere. Ho notato che molte persone hanno iniziato a pubblicare contenuti su TikTok solo ed esclusivamente per poter arrivare al guadagno. Partendo dal presupposto che per poter guadagnare effettivamente cifre abbastanza grandi su TikTok devi fare veramente un sacco di video e devi avere veramente tante visual. Tant'è che una persona che mi segue mi ha scritto: ehi, io faccio circa 100.000 visual a video, faccio 4 video al giorno, ho 70.000 iscritti, mi sembra, 70.000 follower, e ha fatto in 3 mesi 78 euro. Quindi potete ben capire che effettivamente iscriversi a TikTok solo per il guadagno è un pochettino una cagata, in quanto effettivamente non avrete questi guadagni abnormi. Facendo una media, lei ha fatto circa 25-30 euro al mese, anche un po' meno in realtà. Di conseguenza non iscrivetevi solo per il guadagno, perché non arriverete mai a guadagnare cifre alla Charlie D'Amelio o alla... come si chiama quella che ha fatto il balletto qualche tempo fa? Che è andata strafamosa, che ha fatto tipo 165 milioni di visualizzazioni, però poi non si è più sentita. Bella Porac. Non diventerete mai o Bella Porac o Charlie D'Amelio, a meno che non vi impegnate davvero tanto, e comunque ne dubito. Poi un'altra cosa che ho visto sotto i commenti è stato un commento che anche questo mi ha fatto abbastanza ridere, dove mi diceva: ehi, io il primo video che ho fatto 20.000 visual, poi ho iniziato a fare 1000 visual e di conseguenza ho smesso di fare video perché non arrivavano. Non si ragiona in questo modo, assolutamente, è proprio sbagliato. Se anche io ragionassi in questo modo, qua su YouTube non avrei più video caricati, per il semplice fatto che bisogna impegnarsi. Tant'è che TikTok, YouTube, comunque tutti i social in generale premiano molto il tempo che ci dedichi. Nel senso che se tu fai un video al giorno, TikTok, YouTube o Instagram, eccetera, saranno più propensi a mandarvi nei per te. O su YouTube in copertina o su Instagram nel feed delle persone. Mentre se voi vi impegnate poco, di conseguenza fate un video al mese, un video ogni 4 anni, così è ovvio che quel video non potrà mai andare in tendenza. Solitamente c'è una cosa di TikTok che nei primi 3 video TikTok elabora il tuo profilo. Il quarto solitamente tende a mandartelo in tendenza. Se quel quarto video va effettivamente, TikTok va effettivamente bene, TikTok capisce che il tuo profilo magari è un profilo che merita. Se quel video effettivamente non va bene, TikTok lo esclude dall'algoritmo, per il semplice fatto che TikTok dirà: ok, io te l'ho mandato in tendenza e nonostante tutto non hai preso like, non hai preso commenti, questo significa che effettivamente magari il tuo video non è molto bello. Di conseguenza, se volete avere tante visualizzazioni e crescere, uno, impegnatevi, due, cercate sempre di migliorare il vostro profilo. Ora, adesso vi comparirà qua di fianco la schermata del mio telefono. Sto guardando i commenti dello scorso video per vedere effettivamente se c'è qualcuno che posso andare a recensire. Allora, partiamo innanzitutto da questo qua, Mastro Lindo Frank. Dice che su TikTok si chiama Mastro Lindo Frank Official. Quindi andiamo su TikTok. Ok, questo qua è il profilo di Mastro Lindo Frank Official. Innanzitutto, ok, mi ricorda perfettamente Mastro Lindo. Sarà sicuramente un filtro, però. Allora, ragazzi, vediamo chi riesce a fare meno tempo possibile durante i 6 secondi. Sfida. No, ok, raga, io non riesco a capire se è un filtro o se è effettivamente la sua faccia tipo stratruccata. Non riesco a capirlo, però è spettacolare. Allora,
innanzitutto questo qua partiamo già da un profilo abbastanza conosciuto, tant'è che ha quasi 90.000 follower, fa 30.000 visual, 10.000, fa una media di comunque 20-25.000 visual a video, di conseguenza è già un profilo abbastanza conosciuto e comunque è andato a riprendere un personaggio pubblico già molto famoso, perché nonostante Mastro Lindo sia un personaggio inventato, comunque è un personaggio ormai pubblico. Di conseguenza, ok, ci sta, ha avuto una bella idea. Poi non so se magari è proprio lui, il vero Mastro Lindo, vi immaginate? Comunque il suo profilo è attualmente perfetto per il semplice fatto che pubblica circa due video al giorno, sì, circa due video al giorno, quindi perfettamente nella media di TikTok, dato che effettivamente i video da pubblicare se ne riescono a pubblicare anche due al giorno, perché sono video comunque di 1 minuto/30 secondi, di conseguenza è abbastanza veloce da fare. E poi no, in realtà questo profilo non ho niente da dire, perché è veramente fatto bene. È fatto veramente bene. Ok, vediamo questo qua, tipo Matteo Culotta 0, andiamolo a cercare. Ok, innanzitutto prima cosa che noto appena apro il suo profilo è che non ha l'immagine profilo. L'immagine profilo è veramente importante, perché è il tuo personal brand, è la prima cosa che gli altri utenti vedono. Di conseguenza, ragazzi, mettete sempre un'immagine profilo, perché è la prima cosa che effettivamente gli utenti vedono quando tipo sono nei commenti, eccetera eccetera. Di conseguenza è brutto far vedere che non ti sei impegnato abbastanza per avere un'immagine profilo. Dopodiché, innanzitutto questo qua vedo che è un bambino, di conseguenza farà cose da bambino, immagino. Però cerchiamo di non inquadrare la sua faccia, prendiamo questo. Ok, di per sé questo video non mi dice nulla. Inquadra la Nintendo Switch addirittura senza far vedere lo schermo quello che sta succedendo, con la voce di Alberico, mi sembra che sia. Effettivamente questo video cosa mi dovrebbe dire? Proviamo a guardare un altro, magari è fatto meglio. Ok, già questo è fatto leggermente meglio. Ovviamente c'è da migliorare, perché effettivamente le persone che usano questo effetto comunque usano propriamente l'effetto reale, senza far così tutto il tempo al fratello, al figlio, distruggendogli la testa. Però già questo è fatto leggermente meglio. Il fatto che entrambi sorridano è una buonissima cosa, perché il sorriso contagia, di conseguenza ti invoglia di più a mettere mi piace o comunque a seguirlo. Di conseguenza questo video è già fatto leggermente meglio rispetto all'altro. Vediamo questo qua. Allora, qua ha semplicemente voluto far vedere lui che faceva beatbox. Consiglio spassionato che do a tutte le persone: se adesso dovessimo andare sul mio profilo, se vedete, allora innanzitutto anche i miei video stanno andando abbastanza male, ma per il semplice fatto che effettivamente non faccio più video su TikTok. Vorrei riprendere, sarà prossimo in programma, ma per adesso non li sto più facendo. Allora, se prendiamo qualsiasi video, ok, esempio, non lo so, questo, ora mettiamo pausa, se notate la qualità. Perché ha questa qualità? Perché non è fatto semplicemente con il telefono, bensì lo registro con la videocamera. Infatti si può notare benissimo da tutti i video che vado a prendere che sono registrati con una videocamera, non sono registrati col telefono. Perché questo? Beh, per il semplice fatto che TikTok premia anche la qualità. Molte volte su TikTok vedo quei video fatti col telefono che sono scattosi, inguardabili. Le persone perché dovrebbero effettivamente guardare il tuo profilo se hai dei video che vanno a scatto? Hanno quella distorsione quando volti lo schermo, cioè sono proprio brutti, capite? Di conseguenza, consiglio personale: se potete, utilizzate la videocamera. Prendetene una anche da poco, ma se il vostro obiettivo è quello di fare video su TikTok e arrivare a essere abbastanza conosciuti, investite in quello che fate. Prendete anche una luce, una ring light, sono perfette, costano poco. Adesso ve ne porterò una prossimamente se riesco a farmela regalare, teoricamente sì, ci sono quasi vicino. E altra cosa, cercate di usare la color correction. Con la color correction, ragazzi, cambia tutto. Riuscite a dare tonalità al video, riuscite a fare un sacco di cose veramente belle al video. Quindi cercate di editare il video, cercate di farlo bene e cercate di avere una buona qualità. Ok, passiamo a questi profili gaming. Io non li sopporto su TikTok, non li sopporto per il semplice fatto che per il gaming esiste YouTube, esiste Twitch, esiste Facebook Live, esistono un sacco di piattaforme. Perché andare a prendere TikTok, che è una piattaforma che è nata per i balletti, che è nata per la creatività, per metterci video di GTA, esempio in questo caso? Ok, innanzitutto partiamo dal presupposto che non ho nulla contro questo ragazzino, sicuramente. Però è una cosa a mio parere personale. Secondo me, video di questo genere su TikTok a lungo andare andranno diminuendo, perché le persone smetteranno di guardarli. Per il semplice fatto che se tu mostri la tua faccia, mostri un tuo contenuto, quella persona sarà appassionata da te.
mentre se mostri dei video di GTA, quella persona non sarà appassionata da te, ma da GTA. Di conseguenza, le persone, ok, ti guarderanno perché gli piace GTA, ma appena smette di piacere GTA, smetteranno di guardarti. Di conseguenza, fai in modo che la persona non ti segui per quello che porti in questo caso, ma ti segui per quello che sei. Facendo così, la persona sarà più invogliata a seguirti anche fra un anno e mezzo, due. Mentre così, no. Ok ragazzi, per oggi ho voluto solamente recensire questi tre profili, perché comunque sono già 13 minuti di video e i video troppo lunghi di solito non vengono guardati, quindi per oggi mi fermo qui. Però se voleste un video invece in cui vado solo ed esclusivamente a recensire ogni singolo canale che vedo, beh, scrivetemelo qua sotto nei commenti e scrivetemi il vostro nome e cercherò di fare in modo di fare uscire un video su questo argomento. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like se così fosse, vi invito a iscrivervi al canale, a commentare per l'appunto come vi ho detto prima, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, da Riccardo è tutto, ciao!